spesso mi chiedete se a me piaccia il K-pop. Io adoro il K-pop. Invece sono un po' più eleganti, un po' più romantici, ma vediamo che cosa esce fuori. Io direi di aprire questi due mega scatoloni giganti. Vi farò vedere tutti quanti gli outfit indossati. Cominciamo ad aprire lo scatolone. Come? Non lo so, magari senza rompere i vestiti dentro. Non ho idea. Ok, ecco qua tutte quante le nostre cose. Oddio, mi sento come se fosse già Natale. Questa gonna in pelle mega aderente, che spero mi stia bene. Mi piacciono le gonne aderenti. Questa maglia che adoro, ragazzi. Non so, mi sembra una cosa che potrebbe indossare la Lalisa. Oh, oddio, che bello! Mi piace un sacco e mi fa sentire molto una cantante K-pop prima di un concerto, ed è appunto questo toppino rosso e la gonna aderente in pelle, aderente più o meno perché qua mi sta un po' larga nonostante sia un S. E niente, mi fa sentire veramente molto a mio agio, perché anche se ultimamente sto mangiando un sacco quindi mi sento un po' più appesantita, questo outfit mi fa sentire bella, mi slancio e sono molto felice. Gli oggetti reflective, qui ho la combinazione veramente finissima, ve li faccio vedere. Raga, per un servizio fotografico questi sono spettacolari. Questi qui davanti alla luce cambiano colore. E mi abbino a questo top, se ne ho il coraggio, perché è veramente molto sottile. E a questo cappotto mega figo, anche lui reflective. Questo, ragazzi, è veramente pazzesco, perché è un outfit riflettivo, quindi in base a come cambia la luce cambia anche la riflessione, ed è pazzesco, mi piace un sacco. Sicuramente non ci uscirei in giro, soprattutto perché il top è molto scollato, però magari per fare uno shooting ci sta un sacco, o anche per se devo andare al mio concerto K-pop per cantare. Wow. Allora, in pratica c'è questa maglietta che è la creazione di Damo, però in tema Van Gogh, ed è bellissimo. Cosa abbiamo qua? Che cos'è questo? Oh, ecco che inizia ad arrivare la roba K-pop. Questi pantaloni con le catene e questa cintura super duper figa, da abbinare con una maglia mega, diciamo, rock. Questo outfit, raga, lo adoro troppo perché è super stiloso e ho pensato a qualcosa che potesse essere carino però anche mettibile a scuola, perché gli altri magari erano un po' troppo stravaganti, però questo è veramente molto carino. I pantaloni secondo me ci stanno un sacco. L'unico difetto è che la cintura dei pantaloni è un po' particolare, diciamo che non non sta perfettamente. Io cerco di legarla e lei si slega, però è veramente molto bello. Stai legata. Un paio di jeans che non fanno mai male, ragazzi, mi sono resa conto di non avere jeans neri, ed eccoli, hanno quel taglio particolare non aderente che però spero slanci la gamba. Per provare questi pantaloni ho rimesso questa maglia perché secondo me stanno bene con delle maglie molto corte, però non so se mi convincono perché trovo che qua mi allarghino un po', non credo che mi mettano bene in risalto. Fatemelo sapere qua sotto nei commenti se vi piace come mi stanno. Forse il buchi è carino, non lo so. Comunque devo dire che sono molto comodi e il colore è bellissimo. Allora, iniziamo subito con una cosa che secondo me è molto K-pop, ovvero questo vestito qua, non vestito, scusate, maglione sportivo con le strisce colorate. Non so se fa K-pop, a me però ricorda molto uno stile sporty, tipo Ace, sono una mega cantante coreana fighissima. Un altro paio di jeans, ve l'ho detto ragazzi che ne ho presi tantissimi. Questi sono invece aderenti, perché un paio di jeans aderenti non fa mai male, con una cintura nera molto carina. Sulla modella stavano molto bene, spero anche a me. Ho combinato questi jeans a zampa di elefante con questo crop top arcobaleno sportivo. Forse ci sarebbero stati meglio gli altri pantaloni proprio sportivi, però comunque mi piace molto, i pantaloni sono ultra comodi e niente, spero che mi ispirino anche, sono molto molto a mio agio.
Ho un vestito mega elegante di velluto, io adoro questo colore perché avendo i capelli rossi mi sta abbastanza bene. Amy, non è roba tua? Questo è il vestito in velluto, adoro questo colore, non riesco a capire se mi stia bene perché frontalmente non lo so, di profilo sì, ditemelo voi perché sono un po' indecisa. Comunque è perfetto per le serate fuori con gli amici, magari quando vado a giocare a biliardo o non lo so, per le serate fuori, è carino. Questo maglione qua da abbinare perfettamente con un paio di jeans. Ho un cappotto super pesante, spero, che mi voglio portare in una vacanza, in particolare a Capodanno, di cui vi parlerò un po'. Ecco un outfit un po' più normale, sto utilizzando sempre i pantaloni di prima, con questa maglia a righe che va bene per ogni occasione, cioè andare a scuola così trovo che sia perfetto e poi magari anche per viaggiare è un outfit comodo però comunque molto elegante che si può abbinare perfettamente con questo giaccone in pelle con questo giaccone tipo pecora sintetica con questo giaccone in lana sintetica oversize, cioè sembra proprio fatto apposta. Poi quando sarò in giro vi dirò se è abbastanza caldo per gli inverni mega freddi. Un altro maglione molto carino. Ecco, questi più che K-pop sono vestiti un po' più invernali che non vedo l'ora di indossare. Questo maglione mi piace un sacco. Potete scegliere se metterlo che cada sulla spalla oppure che copra entrambe le spalle. In ogni caso ha una fantasia fantastica. È mega largo e quindi è stracomodo, ci potrei dormire, mi piace un sacco. Questo vestito elegante, mi ricordo proprio che la modella che lo indossava era coreana e mi ricordo un po' quelli che mettono appunto le attrici coreane per le serie K-pop romantiche. Amy, allora, questo è uno degli outfit più romantici, se fossi una K-pop star probabilmente sarei una di quelle attrici delle fiction romantiche e mi piace molto, io adoro le maniche a sbuffo perché sono molto eleganti, vestono molto bene e il vestito è aderente però comunque non mette troppo in mostra le forme, qui devo smaltire i panettoni e niente, potete scegliere se indossarlo con la cintura oppure senza cintura, fatemi sapere voi come lo preferite. Poi ho ancora un maglione molto elegante da mettere sempre con un paio di jeans che non lo so, mi sembra anche questo molto da serie K-pop, la ragazza tranquilla, carina, elegante. Questo maglione a vita alta, forse dovrei combinarlo con dei jeans più chiari, magari azzurri, e non so se metterlo dentro oppure fuori dal jeans, però comunque io amo i dolce vita e lo trovo molto molto comodo. È super invernale. Un vestito lungo, sportivo, non so dire, aderente. Questo è un vestito comodo e sportivo, che tiene molto caldo. Non mi fa impazzire però perché mi veste un po' male qua, fa un po' il difetto. Vedete, è un po' largo nonostante sia una S e speravo fosse un po' più aderente. Magari se provo a pinzarlo in qualche modo, però c'è veramente molto tessuto. Speravo mi stesse meglio, uffa. Tra l'altro fatemi sapere qua sotto nei commenti qual è il vostro outfit preferito. Ancora un maglione che, vabbè, non è coreano raga, però era troppo carino e natalizio. Eccolo qua. E poi per finire un cappottino bianco elegante. Spero vi stia aderente perché adoro i cappotti eleganti. C'è il gatto che entra nelle scatole. Non poteva mancare una maglia natalizia. Questa mi piace molto perché è sì natalizia però veste molto bene. Come potete vedere è aderente, crop top e dolce vita. Così potete essere carine natalizie ma anche molto eleganti. Vediamo come sta con l'ultimo cappotto. Ecco l'ultimo cappottino, è perfetto per sciare, è bello aderente, pensavo sinceramente che fosse un po' più lungo, però trovo comunque che mi stia molto bene, fatemelo sapere voi qua sotto nei commenti. Beh, l'haul un po' coreano, un po' normale, finisce qua, io spero che il video vi sia piaciuto, se volete acquistare alcuni di questi prodotti vi lascio il codice sconto qua sotto in descrizione e niente, noi ci rivediamo in un prossimo video, olivieri, olivoggi, oli sempre, ciao!
Cosa ci sarà in questo scatolone? Ma c'è un gatto! Amy!